Domanda numero 95. Gesù Cristo ritornerà mai più visibilmente su questa terra? Gesù Cristo ritornerà visibilmente su questa terra alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti, ossia tutti gli uomini, buoni e cattivi. Come Dio, Cristo è in ogni luogo e non ha bisogno di tornare sulla terra. Come uomo si è reso invisibile a noi nell'ascensione e anche la sua permanenza nell'Eucaristia è velata dalle specie del pane e del vino sotto le quali si nascondono il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la divinità. Ora Gesù Cristo è presente su questa terra ma è invisibile. Egli però ha rivelato che tornerà visibilmente con la sua santissima umanità. Vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza di Dio e venire sulle nubi del cielo. I due angeli che apparvero agli apostoli mentre ancora guardavano in alto laddove Gesù era scomparso rendendosi invisibile con l'ascensione, dissero: Quel Gesù che vi è stato tolto è stato assunto in cielo e verrà come lo avete veduto andare in cielo. Questo avverrà alla fine del mondo, quando il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli si scuoteranno. Quanto poi al tempo in cui accadranno queste cose, nessuno lo sa, nemmeno gli angeli del cielo, ma solo il Padre. Perché il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Avendoli redenti col suo sangue divino ed essendo il capo dell'umanità intera per la sua incarnazione, Gesù Cristo ha il supremo diritto di giudicare con verità e giustizia tutti gli uomini, assegnando a ciascuno il premio o il castigo secondo i meriti acquistati in vita. Tutti gli uomini compariranno davanti a Lui, sia i buoni che vissero nella sua grazia e meritarono la gloria del cielo e sia i cattivi che morirono nella colpa e meritarono la pena eterna dell'inferno, sia quelli morti prima del giorno del giudizio e sia quelli che saranno ancora vivi. Tutta l'umanità è in via verso Cristo, giudice e meta del moto umano verso la verità e la vita perfetta. Riflessione. Gesù ci esorta ad attendere la sua venuta come il servo vigilante e fedele che aspetta il ritorno del padrone. Chi sarà trovato vigilante e attivo sarà premiato, chi invece sarà sorpreso nella pigrizia, nella dissipazione, nei bagordi sarà severamente punito. Esempio: Santa Pelagia aveva trascorso la gioventù nel lusso e nel peccato, scandalizzando tutta la città di Antiochia. Per pura curiosità, un giorno volle ascoltare una predica del vescovo San Nonno sopra il giudizio universale. La povera peccatrice si sentì tosto trafitta da un dolore così vivo per i propri peccati che si spogliò subito degli ornamenti e si ritirò a far penitenza. Dopo aver pienamente visitato i luoghi santi della Palestina, si ritirò sul Monte degli Ulivi. Si chiuse in una celletta e non ne uscì mai più. Dalla finestrella contemplava la sottostante valle di Josafat, dove, secondo una pia tradizione, avverrà il giudizio universale alla fine del mondo. Pensando continuamente al giudizio divino, trascorse la vita piangendo i suoi peccati, facendone aspra penitenza, pregando e praticando tutte le virtù. Domanda numero 96. Gesù Cristo per giudicarci aspetterà sino alla fine del mondo? Gesù Cristo per giudicarci non aspetterà fino alla fine del mondo, ma giudicherà ciascuno subito dopo la morte. Nella parabola evangelica del ricco epulone e del povero Lazzaro, Gesù ci dice che il giusto e paziente mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè nel limbo dei giusti. Anche il ricco, gaudente ed egoista morì e fu sepolto nell'inferno in mezzo alle torture. Levando gli occhi e veduto da lontano Abramo e Lazzaro nel seno di lui, gridò implorando soccorso, ma invano. Subito dopo la morte, tanto il ricco gaudente e peccatore quanto il povero e giusto Lazzaro furono posti nella condizione meritata con le loro opere. Uno fu castigato e l'altro premiato. Alla sentenza che fissò la loro sorte, dovette precedere un giudizio o esame delle opere compiute in vita. Giudizio che fu concluso con la sentenza. Dal racconto evangelico ricaviamo che Gesù non aspetterà sino alla fine del mondo per giudicare gli uomini, ma giudicherà ciascuno subito dopo la morte per assegnargli il premio e il castigo che si sarà meritato in vita. Duplice è la meta, la vita o la morte, il premio e il castigo, e duplice la via,
la verità e la giustizia, la menzogna e il peccato. Ciascuno di noi è in una delle due vie, verso l'una o l'altra meta, verso il premio o il castigo, che il divino giudice assegnerà a ciascuno secondo il merito. Riflessione: se in vita ci esamineremo e giudicheremo spesso e con severità, facendo degna penitenza dei nostri peccati, non avremo nulla da temere nel giudizio particolare. Il Signore non giudica più chi si è giudicato con verità e giustizia. Primo esempio: Sant'Arsenio, abate in punto di morte, fu preso da un grande tremore che impressionò i suoi discepoli, i quali gli dissero: «Come, padre, tu tremi? Questo tremore non è nuovo, ho sempre temuto questo giorno, per tutta la mia vita», rispose. Secondo esempio, Sant'Agatone, moribondo, a quelli che lo confortavano a sperare in vista del bene che aveva compiuto in vita, rispose: «Figli miei, i giudizi di Dio sono differenti da quelli degli uomini». Terzo esempio. Un celebre predicatore in punto di morte tremava al pensiero del prossimo giudizio che lo attendeva. Gli astanti lo confortavano dicendo: «Perché temi? Pensa alla tua lunga, famosa, fruttuosa predicazione. Ora andrai a ricevere il premio che il Signore ti ha preparato». Ricordando la vanità che spesso aveva ispirato la sua predicazione, tremò ancora di più e rispose: «Se il Signore non me li ricorderà per primo, io non dirò nulla dei miei discorsi. I giudizi di Dio sono molto rigorosi e scrutano anche i pensieri e le intenzioni più nascoste». Domanda numero 97. Ci sono due giudizi? Ci sono due giudizi, uno particolare di ciascun'anima, subito dopo la morte, l'altro universale di tutti gli uomini alla fine del mondo. Gesù Cristo ha descritto il giudizio particolare sotto il trasparente velo di una parabola. Un signore, prima di andarsene in un paese lontano, affidò a ciascuno dei suoi servi una somma di denaro da trafficare per avere al suo ritorno il capitale e il frutto. Due servi trafficarono il denaro, lo fecero fruttificare e al ritorno del padrone gli consegnarono il doppio di quanto avevano ricevuto. Un altro servo, invece, per giustificare la sua indolenza, sotterrò il denaro ricevuto per non perderlo. Al suo ritorno, il padrone chiamò i servi al rendiconto. I primi due ebbero la lode e il premio del padrone, il terzo invece fu biasimato e severamente punito. Cristo è il padrone andato in cielo con l'ascensione. I servi siamo noi, che abbiamo ricevuto doni naturali e soprannaturali perché li traffichiamo e facciamo fruttificare per la gloria di Dio e per la salvezza nostra e del prossimo. Tutto quello che abbiamo e siamo lo abbiamo ricevuto e Gesù Cristo ci chiamerà al rendiconto subito dopo la morte nel giudizio particolare. Se avremo fatto fruttificare i nostri doni, avremo prodotto frutti di buone opere, saremo premiati. Se invece avremo usato male o trascurato i doni di Dio, saremo puniti. La Chiesa, per bocca del Pontefice Benedetto XII, insegna che chi è perfettamente puro subito dopo morte è ammesso in cielo, vede la divina essenza con visione intuitiva e così è veramente beato. Invece, le anime di coloro che muoiono in peccato mortale subito dopo la morte discendono all'inferno. E il Papa Eugenio IV insegna che coloro i quali veramente pentiti sono morti in grazia di Dio, prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza i peccati di commissione e di omissione, dopo morte sono puniti nelle pene del purgatorio. Prima di ricevere il premio o il castigo, le anime devono essere giudicate nel giudizio particolare. Infatti è facile a Dio rendere a ciascuno secondo le opere il giorno della morte. Nostro Signore ha descritto dettagliatamente con vivaci colori il giudizio universale di tutti gli uomini risorti alla fine del mondo, dopo che il giudice avrà pronunciato l'irrevocabile sentenza che farà giustizia di tutto il bene e di tutto il male fatto da ciascuno e da tutti insieme. Questi, i reprobi, andranno all'eterno supplizio e i giusti nella vita eterna. La Chiesa ha sempre ritenuto come un dogma fondamentale di fede la seconda venuta di Cristo sulla terra a giudicare i vivi e i morti. Il giudizio universale è necessario per ristabilire la giustizia divina e farla trionfare davanti agli occhi di tutti gli uomini. Per
per premiare pubblicamente i buoni che su questa terra sono spesso conculcati, oppressi, derisi, punire i cattivi che sulla terra spesso trionfano e sembrano la negazione vivente della provvidenza e della divina giustizia, per glorificare Cristo e i suoi eletti a sconfiggere definitivamente il demonio e i suoi seguaci che ora dominano il mondo. Riflessione. Meditiamo spesso la bellissima strofa della sequenza «Io peccare che cosa potrò dire per scusarmi nel giorno del giudizio quando appena il giusto sarà sicuro?» Esempio numero 1. «E avverrà come di un uomo il quale, stando in procinto di partire per un paese lontano, chiamò i suoi servi e affidò loro due, i suoi averi, uno diede 5 talenti a un altro ne diede 2, a un terzo 1 a ciascuno secondo la sua capacità e se ne partì. Ora colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a trafficarli e ne guadagnò altri 5. Così pure quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Quello invece che ne aveva ricevuto 1 andò a scavare una buca in terra e vi nascosi il denaro che del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò e li chiamò a rendere conto. Accostatosi a quello che aveva ricevuto 5 talenti gliene presentò altri 5 dicendo, Signore, mi hai dato 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. E il padrone a lui, bene, servo buono e fedele, perché sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, entra nel gaudio del tuo Signore. Si presentò poi quello che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai dato 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2. Gli rispose il padrone, bene, servo buono e fedele, poiché sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, entra nel gaudio del tuo Signore. Presentatosi poi quello che aveva ricevuto 1 solo talento, disse, Signore, so che sei una persona severa e che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e ho nascosto il tuo talento sottoterra. Ecco di quello che è tuo. Ma il padrone gli rispose, servo iniquo e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro ai banchieri, così al mio ritorno avrei ritirato il mio con gli interessi. Toglietegli perciò il talento e datelo a chi ne ha 10, perché a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E cacciate questo servo inutile fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Secondo esempio, quando poi il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e con lui tutti gli angeli, allora egli siederà sul trono della sua gloria, e tutte le nazioni si raduneranno dinanzi a lui, e separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti, mettendo le pecore alla sua destra e i capretti alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che sono alla sua destra, venite, benedetti dal Padre mio, a prendere possesso del regno che vi è stato preparato fin dall'origine del mondo, perché io ebbi fame e voi mi avete dato da mangiare, ebbi sete e voi mi vestiste, malato e mi visitaste, prigioniero e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo vestito o quando mai ti abbiamo veduto malato e prigioniero e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà, vi dico in verità, ogni volta che avete fatto questo a uno di questi minimi tra i miei fratelli, l'avete fatto a me. A quelli invece che saranno alla sinistra dirà, via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi avete dato da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, nudo e non mi vestiste, infermo e prigioniero e non mi veniste a trovare. Allora anche questi gli domanderanno, ma quando, Signore, ti abbiamo veduto affamato, assetato, pellegrino, o nudo, o infermo, o prigioniero, e non ti abbiamo assistito? E allora egli risponderà, ogni qualvolta non avete fatto questo a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. E questi andranno all'eterno supplizio, e i giusti alla vita eterna. Domanda numero 98. Di che cosa ci giudicherà Gesù Cristo? Gesù Cristo ci giudicherà del bene e del male operato in vita, anche dei pensieri e delle omissioni. Nel giudizio particolare Gesù Cristo ci giudicherà di tutti gli atti compiuti in vita con responsabilità. Noi siamo responsabili di quegli atti che facciamo come esseri intelligenti e liberi, cioè con la conoscenza della mente e il consenso della volontà.
Invece non siamo responsabili di ciò che facciamo senza conoscerlo e senza volerlo. Per esempio, delle parole che diciamo o degli atti che facciamo durante il sonno. Nel giudizio particolare saremo giudicati degli atti coscienti e liberi compiuti dal primo uso di ragione fino all'ultimo istante della vita, pensieri e desideri che restano chiusi nel santuario dell'anima, parole che sono l'espressione del pensiero, atti che sono l'attuazione delle determinazioni della volontà e anche di ciò che non abbiamo fatto nonostante fosse nostro dovere fare omissioni. Riflessione: se ricordassimo più spesso che saremo giudicati di tutto quello che pensiamo, vogliamo, diciamo, operiamo o che non facciamo trascurando il dovere, saremmo assai più attenti a evitare il peccato e praticare la virtù. Primo esempio: chi serve fedelmente Dio in vita non ha nulla da temere nel giudizio particolare. Sant'Ilarione sul letto di morte ci confortava ripetendo queste parole: esci, anima mia, esci, che temi? Hai servito Gesù Cristo quasi 70 anni e temi la morte. Secondo esempio, San Bernardo, durante una malattia che lo portò sull'orlo della tomba, fu assalito da una terribile tentazione di disperazione. Gli sembrava di vedere il demonio accusarlo davanti al tribunale di Dio. Ad ogni accusa il santo ripeteva: lo so che sono indegno della gloria del cielo, ammetto che non posso ottenerla con i miei meriti, ma il mio Signore Gesù la possiede per un doppio titolo, per il diritto di eredità come figlio unico del Padre Celeste e per i meriti della sua passione e morte come Salvatore del mondo. Egli mi ha ceduto il secondo diritto e per questo spero fermamente di partecipare alla felicità celeste e di non essere condannato nel giudizio di Dio. Domanda numero 99. Dopo il giudizio particolare, chi avviene all'anima? Dopo il giudizio particolare, l'anima, se è senza peccato e senza debito di pena, va in paradiso. Se ha qualche peccato veniale e qualche debito di pena, va in purgatorio finché non abbia soddisfatto. Se è in peccato mortale, quale ribelle inconvertibile a Dio, va all'inferno. In ogni peccato bisogna distinguere la colpa, offesa di Dio, e il debito di pena o punizione in cui incorre il peccatore e che deve scontare per soddisfare la divina giustizia. Il peccato mortale offende Dio gravemente, merita una pena eterna. Il peccato veniale merita una pena temporanea da scontarsi in questa vita o in purgatorio. Anche il peccato mortale perdonato, tolta la colpa e la pena eterna, lascia per lo più un debito di pena temporanea. Orbene, in paradiso non è possibile entrare se prima non sono perdonate tutte le colpe e non si sono soddisfatti tutti i debiti di pena temporanea. Perciò, dopo il giudizio particolare, solo l'anima che non ha più nessuna colpa e nessun debito di pena può entrare subito in cielo. Il peccato veniale non priva dell'amicizia e della grazia di Dio, e perciò chi muore senza averne avuto prima il perdono si può ugualmente salvare, tuttavia non permette che l'anima possa entrare in paradiso prima di aver ricevuto il perdono. Neppure la pena dovuta per i peccati mortali già perdonati e per i veniali perdonati o no e non ancora scontata permette che si entri in paradiso. La giustizia di Dio esige piena soddisfazione. Perciò l'anima che muore con qualche colpa leggera non perdonata o con qualche debito di pena non scontata deve temporaneamente restare in purgatorio finché non abbia avuto il perdono e dato piena soddisfazione di penitenza alla divina giustizia. Il peccato mortale ci rende ribelli a Dio e ci fa suoi nemici. La morte fissa l'anima nello stato in cui si trova quando si separa dal corpo ed entra nell'eternità. Perciò chi muore reo di peccato mortale e non pentito resta irrevocabilmente fissato nello stato di ribellione e di inimicizia con Dio e merita la punizione eterna dell'inferno. Secondo la comune ordinazione di Dio, le anime di coloro che muoiono nel peccato mortale attuale, subito dopo morte, discendono all'inferno dove sono crucciate dalle pene infernali.
Riflessione: se vogliamo essere ammessi in cielo subito dopo la morte, imitiamo la vita innocente e pura della Santissima Vergine e facciamo degna penitenza delle nostre colpe. Esempio: su ciascuno di noi pende il giudizio di Dio e noi andiamo determinandolo momento per momento con i nostri pensieri, parole, azioni, omissioni. La morte ci fisserà nello stato di grazia o di colpa in cui ci avrà trovati. Questa verità ci insegna allegoricamente il libro del profeta Daniele, quando descrive la sorte toccata all'empio Baldassar, re di Babilonia. Mentre questo sovrano gozzovigliava a mensa, apparve una mano misteriosa che scriveva sulla parete di fronte al re. Invano furono chiamati i sapienti e gli indovini. Nessuno seppe indicare il senso della scrittura misteriosa e minacciosa. Infine fu chiamato il profeta Daniele che, illuminato da Dio, disse: «Questa è la scrittura tracciata sulla parete». E questa è l'interpretazione. Il Signore Mane, il Signore ha contato i giorni del tuo regno e li ha portati alla fine. Tecel, sei stato passato sulla bilancia e trovato troppo leggero. Fares, il tuo regno è stato diviso e dato a Medi e a Persiani. La notte stessa a Babilonia veniva invasa e Baldassare ucciso da Dario, re della Media, che gli successe nel regno. Domanda numero 100. I bambini morti senza battesimo dove vanno? I bambini morti senza battesimo vanno al limbo, dove non godono Dio, ma nemmeno soffrono, perché avendo il peccato originale e quello solo non meritano il paradiso, ma neppure l'inferno e il purgatorio. Tutti gli uomini, eccetto Maria Santissima, sono nati, nascono e nasceranno col peccato originale, che è cancellato soltanto mediante il battesimo di acqua o di sangue oppure di desiderio. Ma i bambini che muoiono prima dell'uso di ragione senza il battesimo di acqua non sono capaci di ricevere quello di desiderio e se non ricevono quello di sangue col martirio passano all'altra vita col peccato originale privi della grazia di Dio e del diritto al paradiso. D'altra parte, non avendo ancora l'uso di ragione, non commisero alcun peccato attuale, né mortale né veniale, ma per il quale si richiede l'avvertenza della mente e il consenso della volontà di cui essi sono incapaci. Essi quindi, al momento della morte, hanno soltanto il peccato originale. Il paradiso è premio soprannaturale, che può essere meritato soltanto da quelli che hanno la vita soprannaturale della grazia santificante di cui sono privi i bambini non battezzati, che perciò non meritano il paradiso e non possono esservi ammessi. Il peccato merita l'inferno in quanto è personale, attuale e imputabile a chi lo commette, ma il peccato originale fu volontario solo in Adamo, mentre in tutti gli altri uomini e quindi anche nei bambini consiste solo nella privazione della grazia che dovrebbero avere ma che non hanno per colpa di Adamo. Perciò i bambini morti con il solo peccato originale non meritano l'inferno, dove sono punite solo le colpe personali o attuali. Il purgatorio è la punizione dovuta ai peccati personali, leggeri, perdonati o no, e a quelli gravi perdonati. Il purgatorio si scontano soltanto peccati personali e attuali. Perciò non può essere inflitto ai bambini che hanno soltanto il peccato originale. I bambini morti senza battesimo e prima dell'uso di ragione non possono essere né premiati con la visione intuitiva e con la felicità del paradiso né puniti con le pene dell'inferno. Perciò sono destinati al limbo, dove non hanno né esigenze né gioie soprannaturali, ma godono tutta quella felicità naturale di cui è capace la natura umana. Conoscono e amano Dio secondo le facoltà naturali e godono perché partecipano in larga misura della divina bontà nelle perfezioni naturali. Riflessione: i genitori hanno l'obbligo gravissimo di far amministrare al più presto il battesimo ai loro neonati per assicurare loro la felicità soprannaturale del paradiso nel caso dovessero morire. Esempio: il Pio Delfino, principe ereditario di Francia, padre di Luigi XVI e figlio di Luigi XV, faceva amministrare il battesimo privato ai suoi figli appena nati. In seguito li faceva portare in chiesa per le cerimonie del battesimo solenne. Un giorno si fece portare il registro parrocchiale dei battesimi e lo aprì davanti ai suoi figlioletti. Accanto al nome dei principini figuravano nomi di persone sconosciute e di umili condizioni.
Ecco, disse il delfino, il libro dei figli di Dio. Vedete, figli miei, agli occhi di Dio tutti gli uomini sono uguali e non vi è distinzione oltre quella che ci danno la fede e la virtù. Davanti al mondo voi sarete più grandi di costoro, ma se questi sconosciuti saranno più virtuosi di voi, davanti a Dio saranno più grandi di voi.